L'Umbria sullo schermo. Rovino di Elisabeth e Ruggero. Operatore Michele Patucca. Ciak! Ah, ora che mi ricordo volevo ringraziarti. Fa sempre piacere essere additato all'attenzione degli assassini. Guarda, forse non ci crederai, ma non ho nemmeno un ragazzo fisso in questo momento. Ma nemmeno io. Ah, ma lo spero. La ragazza, intendevo. Allora è per questo che sei sempre nervoso. Io nervoso? Ma fammi il piacere, io non sono affatto nervoso. Ma stai un po' fermo, stai sempre a grattarti. C'hai le mani che ti fremono. Dimmi un po', si può sapere cos'hai? Quante volte te lo devo dire che sono un artista? Se per caso non te lo ricordi, noi artisti siamo gente estremamente sensibile. Mica abbiamo la pelle d'elefante come voi giornalisti. Cosa ne pensi della mostra che stai visitando? Un bel evento. Piace, ho conosciuto film, nuovi film e poi anche scene di Perugia che non avevo mai visto nel grande schermo, ecco. Per esempio, quali film ti hanno colpito? Perché ce ne sono alcuni abbastanza rari, no? Sì, io, a dire la verità, ne conosco pochi. Infatti, ho Profondo Rosso, è sicuramente uno, magari anche quello più di cartello della mostra. Gli altri non li devo guardare, non li ho visti, tranne ora qui girando sui display e oggi. Invece quella prima parte della mostra, no? Il cosiddetto precinema, conoscevi quelle macchine, quegli strumenti? Molto poco, però mi piacciono perché sono un appassionato di attrezzature, comunque roba vecchia, antica, un po' vintage, così mi piace molto. Thank you.